Cari amici di Light Channel, buongiorno e ben ritornati a una nuova puntata del nostro programma Il buongiorno si vede dalla Bibbia. Oggi è mercoledì 27 gennaio e il versetto scelto che sto per leggervi è contenuto all'interno del Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, i versetti 22 e 23. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, acciocché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Questi due versetti sono densi di significato, fanno parte di una preghiera speciale fatta da Gesù. Una preghiera valida non soltanto per i discepoli e gli apostoli di quel periodo, ma ancora attuale. In questa preghiera Gesù raccomanda i suoi servitori, i suoi seguaci al Padre, chiede di proteggerli. Chiede di seguirli nella loro missione. È una preghiera veramente ricca di contenuti. E questi due versetti non sono da meno. Vediamoli brevemente, un po' più da vicino. Gesù dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. È qualcosa di meraviglioso. Il cristiano ha la gloria di Gesù, la cui gloria egli ha ricevuto dal Padre. In cosa consiste questa gloria? Questa gloria consiste nel piacere, nel grandissimo compito di poter portare la parola di Dio agli altri. È in questo che risiede la gloria. L'Apostolo Paolo dice: io non mi glorio di me stesso, ma mi glorio in Cristo. E in questa la gloria del cristiano, nell'esaltare il Salvatore e nel presentarlo agli altri. E qui il versetto continua: affinché siano uno come noi siamo uno. In che modo si può essere uniti tra noi cristiani? Prendendo esempio dal più grande spunto di unità, dal più grande esempio di unità, dal più grande modello, quello che c'era tra Gesù e il Padre. Di Gesù sappiamo che era molto in preghiera, molto in contatto con il Padre. Se anche noi vogliamo vivere questa unità tra di noi e seguire il modello di Gesù, anche noi dobbiamo coltivare molto questa relazione fatta di preghiera. E poi continua: siano perfetti nell'unità. Ora, la parola unità è simile a parola uniforme, cioè uguale. Qualcuno potrebbe dire: ma come si può conciliare il discorso della diversità con quello dell'unità? Sembrano due cose apparentemente, così a prima vista, molto, molto distanti. Dio stesso ha creato la diversità. Se noi guardiamo la natura, vediamo tanti tipi di fiori, di alberi, ma anche tra di noi esseri umani, difficilmente potrete trovare una persona uguale. Persino i gemelli, per quanto siano molto simili, dopo un po', quando l'occhio si abitua e li riconosce bene, può scoprire che nonostante questa grande uguaglianza ci sono delle diversità. La diversità è l'espressione della ricchezza di Dio, della sua creatività. Ma attenzione, sulle questioni di carattere morale, sulle questioni di carattere etico, sulle questioni di carattere religioso, Dio vuole che ci sia unità. E
esprimere una diversità significherebbe correre il rischio di dire qualcosa contrario alla volontà di Dio. Significa veramente fare il gioco dell'avversario. Spesso purtroppo nella storia è accaduto questo, nella storia del cristianesimo, e ancora oggi Satana si diverte a confondere le idee, a mescolare la Bibbia con i precetti umani, con la follia umana. In questo senso dobbiamo essere uniformi. Pensiamo a un esercito, è composto da soldati di vario grado, ufficiali e sottufficiali. Ogni soldato ha la sua statura, la sua stazza, però l'uniforme che indossa è uguale. E si può riconoscere se è un soldato semplice o se è un ufficiale, o se è un generale, perché l'uniforme è quella che identifica. Bene, come cristiani dobbiamo cercare in preghiera, seguendo le orme di Gesù, questa unità. Ma prima di essere uniti tra di noi, dobbiamo chiederci: siamo uniti al Signore? Stiamo facendo un percorso di avvicinamento a Cristo? Stiamo chiedendo allo Spirito Santo di addestrarci, di educarci, di insegnarci come vivere una sana relazione con il Padre, con il Figlio, e mediante questa poi con i nostri fratelli e le nostre sorelle nelle comunità e al di fuori delle nostre chiese? Cerchiamo questa unità per primo. Cerchiamo a Dio di farci comprendere la Sua parola, per discernere le verità che Egli ci ha voluto trasmettere da quelle invece che sono frutto di precetti e di dottrine umane. Bene, che il Signore quest'anno ci aiuti a comprendere meglio il significato di essere uniti tra di noi cristiani. Uniti senza compromessi, senza mezzi umani di unità, ma uniti dalla volontà di Dio, dall'aver compreso qual è la sua volontà. Io con questo mio pensiero vi saluto e vi auguro una buona giornata in Cristo. Amen.